L'antica denominazione della città era quella di Turris Optava, riferita probabilmente a una torre eretta da Federico II di Svevia. Il suo scopo era l'avvistamento dei nemici, nella fattispecie dei Saraceni. Era l'ottava torre di questo tipo a partire da Napoli, o forse da essa distava solo 8 miglia. Secondo un'altra ipotesi, il nome deriverebbe da una villa appartenente ad Ottaviano Augusto. La prima attestazione del toponimo risale invece al XIV secolo e si trova in un diploma dell'anno 1324 di Carlo Duca di Calabria. La regina Giovanni ricevette in dono da parte di un eremita alcune piante di uva di provenienza ellenica. Il vino da essa ricavato, dal sapore particolarmente dolce, incontrò i favori della monarca, sicché tale viticoltura si diffuse largamente. Tuttavia, secondo Lorenzo Giustiniani, napoletano, vissuto tra il 700 e l'800, che si occupò di redigere un corpus in 13 volumi sul regno di Napoli, sembra comunque corretto legare il nome della città all'ingente produzione del cosiddetto vino greco. In epoca romana, come testimoniano numerosi reperti archeologici, Torre del Greco era probabilmente un sobborgo residenziale di Ercolano. Qui erano sorte numerose ville che godevano dei luoghi e della posizione centrale all'interno del Golfo di Napoli. La prostoria della città si confonde con quella di Sora e di Calastro, il cui nome sopravvive in due delle contrade. I Saraceni si insediarono nel territorio nell'880, con il permesso del vescovo di Napoli, Attanasio, dal quale furono successivamente trasferiti ad Agropoli 2 anni dopo. La città in seguito fu presa dagli Svevi, e a partire dal 400 subì le vicende del regno di Napoli, divenendo parte del demanio reale. Il re Alfonso cedette poi il possesso alla famiglia Caraffa, senza diritti feudali. Poi nel 1631 un'eruzione di proporzioni ingenti distrusse tutto il versante a mare del Vesuvio. Torre del Greco venne invasa da torrenti fangosi e da grandissimi flussi lavici, dei quali uno in particolare generò le scogliere della Scala. Il 18 maggio del 1699 la città riacquistò il diritto di possesso del suo territorio con un atto di compravendita dell'ultimo dei proprietari, il marchese di Monforte. Dopo questa data si ebbe una floritura del commercio marittimo, mentre la flottiglia peschereccia dell'epoca contava 214 imbarcazioni dedite alla raccolta delle spugne, del corallo e delle conchiglie. In quest'epoca si cominciò la lavorazione del corallo, divenuta poi tradizione. In epoca borbonica vi furono edificate diverse ville signorili dell'area vesuviana, le ville del Miglio d'Oro, che conservano splendidi esempi di architettura settecentesca. Il comune di Torre del Greco è stato poi travolto nel 1707 dalla caduta abbondante di piroclasti del Vesuvio, insieme ai comuni di Scafati, Striano e Boscotrecasi, con danni alla coltivazione e centinaia di feriti. L'eruzione del Vesuvio del 1794 seppellì il centro storico sotto uno spessore lavico di circa 10 metri. Numerose altre eruzioni avevano provocato nei secoli ingenti danni alla città. Ed infatti sullo stemma municipale, che comprende una torre, è riportato il motto della Fenice, Post Fata Resurgo. La città divenne municipio sotto la dominazione di Giuseppe Bonaparte nel 1809, con l'elezione del primo sindaco Giovanni Scognameglio. Poi, sotto la dominazione di Murat, diventò insieme alla vicina Portici la terza città del regno di Napoli, dopo Napoli e Foggia. Torre del Greco è un comune della città metropolitana di Napoli, situata nelle immediate vicinanze del Parco Nazionale del Vesuvio, tra il Vesuvio e il Golfo di Napoli, ed è il quarto comune della regione per numero di abitanti. Il patrono della città è la Beata Vergine Maria dell'Immacolata, San Gennaro e Vincenzo Romano. L'area di maggiore interesse archeologico risalente al I secolo d.C. è la contrada Sora, caratterizzata dai resti della villa Sora, probabilmente posseduta dalla famiglia Flavia. Annesso alla villa c'è anche un complesso termale, ora praticamente sulla spiaggia torrese. L'economia della cittadina si basa principalmente sulla lavorazione del corallo, per cui è conosciuta a livello mondiale, e delle conchiglie con la produzione di magnifici camei.
legato alla pesca del corallo e allo sviluppo dei cantieri navali, che ora rappresentano un'importante fonte economica. La floricoltura è un'ulteriore risorsa soprattutto per quanto riguarda la coltivazione di garofano mediterraneo, crisantemo, bocca di leone e gerbera. Anche il turismo è particolarmente sviluppato, sia per la vicinanza del mare sia per l'attrazione naturale del Vesuvio. A Villa delle Ginestre soggiornò Giacomo Leopardi negli ultimi anni della sua vita, tra il 1836 e il 1837. L'associazione sportiva meglio nota come Turris è una società calcistica italiana con sede nella città di Torre del Greco. Il colore sociale del sodalizio è il rosso corallo. Nella sua storia conta una militanza nei campionati professionistici, tra Serie C, C1 e C2. Ringrazio i BT Center per questa bella iniziativa. Grazie BT Center.